Ed ecco finalmente la ricetta delle Zimtsterne, le stelle alla cannella dell'Alto Adige, tipiche del periodo natalizio. Me l'avete richiesta in tantissimi su Instagram questa ricetta e finalmente eccola pronta. Vi ricordo che trovate sul mio canale una playlist di ricettine dedicate al Natale e se volete sostenermi non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciarmi un like e un commentino e per chiacchierare tutti i giorni con me vi aspetto su Instagram. Ecco la ricetta. Come prima cosa frullo le nocciole e le mandorle nel mixer fino a ottenere una farina abbastanza fine. In un'ampia ciotola divido i rossi dai bianchi delle due uova. E comincio a montarli. Aggiungo il succo di limone, un cucchiaino alla volta, e continuo a montare. È la volta dello zucchero a velo, che unisco al composto gradatamente setacciandolo bene. Tolgo da questo composto due cucchiai abbondanti e li lascio in frigorifero coperti. Aggiungo alle uova anche la buccia di limone, preferibilmente biologico, grattugiata. E qui la videocamera mi ha giocato un bello scherzetto, non registrando il momento in cui ho aggiunto la cannella in abbondanza e metà della farina, che va amalgamata al composto con una spatola, come vi faccio vedere. L'impasto rimarrà molto morbido, ma se dovesse risultare troppo appiccicoso aggiungete pure un paio di cucchiai di farina di mandorle. Lo avvolgo nella pellicola e lo metto in frigorifero almeno 2 ore, ma meglio se per tutta la notte. In questo modo infatti tutti gli aromi si svilupperanno al massimo all'interno dell'impasto. Spolverizzo la spianatoia e il mattarello con dello zucchero a velo o con della farina di mandorle, essendo l'impasto spesso circa 1 cm. Bagno il tagliabiscotti ogni volta che faccio una formina, così l'impasto si staccherà facilmente dalla formina stessa. Dispongo le stelline sulla placca foderata di carta forno e a questo punto vanno glassate. Quindi col lavoro certosino, prima con un cucchiaino, poi con uno stecchino più grosso, e alla fine con lo stuzzicadenti distribuisco bene la glassa sulle stelline. Attenzione alla cottura. Inforno le stelline a 100 gradi nella parte bassa del forno per circa 15 minuti. Fate attenzione perché devono rimanere bianche e piuttosto morbide. Lasciate freddare le stelline prima di assaggiarle e conservatele nelle scatole di latta, se riuscite a non finirle in mezza giornata. Spero che l'idea vi sia piaciuta, se così fosse lasciatemi un bel like e vi aspetto nei commenti o su Instagram per gli auguri di Natale. Ricordate di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per ricevere le notifiche ogni qualvolta carico una nuova videoricetta. Un bacione e alla prossima!